Correva l'anno 1974, quando gli alunni dell'ex collegio di Sant'Arcangelo di Fano frequentavano l'ultimo anno di maturità scientifica. 50 anni dopo, ed esattamente il 19 ottobre 2024, una quindicina di studenti si sono ritrovati nel cortile, ora sede della Scuola Media Padalino, indossando la stessa maglietta bianca che ritrae l'ultima foto fatta a scuola, giungendo da ogni parte d'Italia e all'estero, pur di essere presenti all'importante appuntamento. Un incontro fissato da tempo, organizzato con l'aiuto e il coinvolgimento di tutti, per ritrovarsi nel luogo che ogni giorno frequentavano da giovanissimi. Una giornata densa di emozioni ed abbracci, iniziata con una santa messa e poi proseguita con un pranzo. Protagonista della giornata, nonostante il meteo sfavorevole, l'entusiasmo, la voglia di ricordare i tempi leggeri spensierati e il desiderio di condividere, anche se con qualche ruga in più, le proprie esperienze di vita, ma sempre col sorriso sul volto e la voglia di divertirsi di allora. Tantissima emozione perché dopo 50 anni torniamo bambini, ragazzini, perché abbiamo fatto appunto questo 50esimo dalla maturità, ma addirittura per noi sono anche più di 50 anni perché sono stati 5 anni di liceo e addirittura per me anche i 3 anni delle medie, quindi io sono entrato nel 66 con i calzoncini corti e uscito nel 74 guidando l'automobile. Lei che cosa fa nella vita? Diciamo che dai tempi in cui venivo in collegio mi interessavo di moto, perché loro se lo ricordano che era un po' patito. Ma lo vuol dire che lei è stato campione mondiale? Sì, nel 1982 nella classe Regina, quindi quella che oggi è la MotoGP, a quel tempo si chiamava la classe 500 ed è stato chiaramente la coronazione di un sogno. Un sogno che già partito ai tempi del collegio. Lei invece da dove viene? Io sono l'unico straniero della compagnia, vengo da San Marino e quindi da straniero me ne hanno fatti tutti i colori perché mi hanno preso non in giro di più. Lui veniva a San Marino e ci portava occhiali, sigarette, di tutto ci portava. Volevo precisare una cosa, in quella magnifica classe del 74, siamo usciti in 33-34 e purtroppo 7 di noi non ci sono più, se ne sono andati, e abbiamo dato una preghiera anche qui adesso in chiesa. Ci sono talmente tante persone che si sono veramente elevate, diciamo, più di 10 medici mi sembra, adesso non so quanti, tra medici, ingegneri, dentisti, una classe fantastica, tenendo conto che provenivamo tutti da esperienze piuttosto anche complicate qualcuno, però il collegio nella sua serietà, rigore, educazione ci ha formato in maniera esemplare. In questo posto noi ci siamo formati sia moralmente sia dal punto di vista proprio di un'educazione veramente genuina e anche per questo abbiamo potuto mantenere questa spontanea amicizia perché abbiamo delle basi molto solide di fraternità, sì, fratellanza. C'è qualcuno che volete ringraziare, Marino? Sì, dobbiamo assolutamente ringraziare l'amministrazione comunale di Fano e la direttrice scolastica perché ci hanno consentito di entrare qui oggi che so che la scuola è chiusa. Presente all'appuntamento il consigliere comunale Cristian Forti e l'assessore ai servizi educativi Loredana Vagernino che ha consegnato una pergamena al gruppo. Loredana, questa mattina c'è stato un esempio, come lei ha detto, che il collegio unisce. Sì, oggi siamo molto lieti di essere qui a accogliere l'invito degli ex collegianti del Sant'Arcangelo che hanno vissuto qui i momenti più importanti della loro vita, quelli che sono veramente significativi, cioè dall'infanzia all'adolescenza, dal 1966 fino al 1974 che hanno raggiunto la maturità scientifica. La particolarità degli ex collegianti è quello di non condividere solo il momento della scuola, ma tutti i momenti della giornata e questo tra di loro ha creato un legame veramente forte che li rende quasi fratelli perché non si sono riuniti solo oggi al 50esimo della loro maturità ma continuano ancora a sentirsi e sono ancora molto uniti, quindi quel tipo di rapporto, quel tipo di modalità di scuola ha creato legami fortissimi tra le persone. Ringraziamo anche la dirigente Lucia Di Stefano per aver permesso oggi che si potesse svolgere qui in una scuola che oggi è chiusa ma è stata riaperta proprio per festeggiare questo momento.